vi presento il passeggino B-Tour. Oggi vi insegnerò come montarlo. Ecco i componenti del kit: telaio con cestello portaoggetti, maniglione del genitore, ruote anteriori, ruote posteriori, barra di sicurezza, sedile 2 in 1 provvisto di cinture, parte inferiore del sedile, cappottina. Anche questi accessori sono inclusi nel kit: coprigambe, materassino, fasciatoio, borsa provvista di manici e cintura a tracolla, portabevande, telo antipioggia, zanzariera, e-travel system, ovvero seggiolino auto mink e adattatori universali. Dunque, iniziamo il montaggio. Inseriamo il maniglione del genitore nel telaio in questi punti finché non si sente lo scatto. Fatto! Adesso apriamo il telaio del passeggino. Sblocchiamo questo fermo laterale e solleviamo il telaio finché non si sente un click. Quindi montiamo le ruote posteriori. Le montiamo in questi punti su entrambi i lati del telaio. Ora è il momento delle ruote anteriori. Le inseriamo in questi fori finché non si bloccano. Queste ruote girano a 360 gradi. Per attivare il meccanismo di blocco-sblocco delle ruote, occorre spostare questo interruttore verso il basso. Per smontare le ruote, basta premere questi tasti e rimuoverle. Adesso passiamo al montaggio della navicella. Innanzitutto, colleghiamo questi due elementi. I fermi sono correttamente fissati quando si sente un click. Facciamo passare le cinture in questi punti su entrambi i lati e tiriamole fuori da sotto. Quindi rimbocchiamo il tessuto e fissiamo la cerniera. Giriamo la navicella e sistemiamo la posizione dell'asta. Facciamo passare queste cinghie sopra l'asta e fissiamole con i bottoni automatici. Adesso fissiamo la navicella al telaio, rivolta in direzione di marcia. Inseriamo il materassino. Fatto! La barra di sicurezza può essere installata sia sulla navicella che sul passeggino. La inseriamo in questi punti. Per staccarla, premiamo questi tasti. È il momento della cappottina. La montiamo utilizzando queste guide. Inseriamo l'estremità della cappottina fino a udire uno scatto. Fissiamo la cappottina con il velcro in questi punti. Chiudiamo i bottoni automatici. Possiamo aprire la cerniera per estendere la cappottina e durante le giornate più calde possiamo aprire anche la seconda cerniera e utilizzare il pannello in rete. Le cinghie ai lati della navicella e sotto il poggiapiedi devono rimanere slacciate, ma se vogliamo possiamo nasconderle. Adesso B-Tour è pronto per una passeggiata. B-Tour è un passeggino eccezionale. Per trasformare la navicella in un sedile, per prima cosa rimuoviamo il materassino e poi installiamo le cinture di sicurezza interne, facendole passare attraverso tutti gli strati del sedile in questi punti. Tiriamo fuori le cinghie su entrambi i lati della navicella e agganciamole. Prima quelle dietro lo schienale, poi quelle sotto al sedile. E infine quelle sotto al poggiapiedi. Ora cambiamo l'angolo di inclinazione usando questa leva. Possiamo scegliere tra tre posizioni: distesa, semiseduta e seduta. Installiamo la barra di sicurezza. Fatto! Premendo contemporaneamente questi due tasti, possiamo togliere il sedile e montarlo rivolto in direzione di marcia, in modo che il piccoletto abbia una vista più interessante. Il poggiapiedi regolabile può essere sistemato in due posizioni. Basta premere i tasti su entrambi i lati e cambiare l'angolo di inclinazione.
Il poggiapiedi può essere ulteriormente allargato, basta slacciare questa cintura. Per adattare il maniglione alla nostra altezza è sufficiente premere questi tasti su entrambi i lati e scegliere una delle quattro posizioni. B-Tour dispone di un comodo sistema frenante Stop and Ride. Lo azioniamo premendo dall'alto. Allacciamo sempre le cinture di sicurezza quando il bambino si trova sul passeggino. Prima uniamo la cintura addominale con quella delle spalle e poi fissiamo entrambe le cinture alla fibbia. Dobbiamo ricordarci di adattarle adeguatamente all'altezza e all'età del bambino. Le cinture possono essere fissate su due altezze. Per slacciare le cinture di sicurezza basta questo tasto. Nelle giornate fredde possiamo utilizzare il coprigambe incluso nel kit. Lo mettiamo sopra le gambe del bambino e poi lo fissiamo in questi punti. Quindi ne avvolgiamo l'estremità attorno alla barra di sicurezza e lo fissiamo con bottoni su entrambi i lati. Il telo antipioggia si fissa al passeggino utilizzando i nastri in velcro. Montiamo la zanzariera fissandola con i bottoni su entrambi i lati della capottina. La borsa può essere appesa al maniglione del genitore per mezzo di appositi nastri in velcro. Il kit include anche un fasciatoio da viaggio. Il portabevande può essere fissato sul lato del passeggino. Il cestello portaoggetti può essere ulteriormente allargato aprendo queste prolunghe chiudibili con il velcro. Gli adattatori sono inclusi nel kit. Li inseriamo in questi fori nel telaio fino ad udire uno scatto. Sopra montiamo il seggiolino auto Mink. Per rimuovere il seggiolino basta premere qui e poi rimuovere gli adattatori con questi tasti. Il rivestimento del sedile è lavabile a mano. Per smontare la capottina basta staccarla dalle chiusure a velcro, premere questi tasti e rimuoverle dalle guide su entrambi i lati. Quindi apriamo la cerniera nella parte inferiore della navicella, facciamo scorrere le cinghie su entrambi i lati e togliamo il materassino. Ora apriamo i bottoni automatici sotto il sedile e rimuoviamo l'inserto di rinforzo. Al termine, apriamo la seconda cerniera sulla parte superiore della navicella e smontiamo il rivestimento. Per rimontarlo, basta invertire tutti i passaggi. B-Tour è facile da chiudere, trasportare e riporre. Per chiudere il passeggino, per prima cosa, utilizzando questi due tasti, rimuoviamo il sedile. Dopodiché premiamo il tasto a destra. Quindi tiriamo queste leve su entrambi i lati e chiudiamo il passeggino. Il blocco laterale si attiva automaticamente. Per fare in modo che il telaio ripiegato occupi ancora meno spazio, sblocchiamo le ruote e usiamo questi tasti per spingere sul telaio. Questo è tutto per il passeggino B-Tour. Buon divertimento! Kindercraft. Easy with kids.